Salve a tutti ragazzi e bentornati su Cose dell'altro cinema. Come vedete oggi mi sono fatto aiutare da un caro amico, Furlo, che non solo mi darà una mano a fare questa recensione, ma è anche colpevole di avermi dato sta merda di film. Mi voglio discolpare, non sono io che sono giunto a conoscenza in prima mano di questo fantastico film, ma è stata una persona che adesso ringrazio, thank you Claire for this film, e... No, senti, io non ce la faccio, avanti tu. Ok, Claire, la prossima volta, una bella carrettata di cazzi tuoi. Allora, adesso andiamo ad esaminare questo film che si intitola The Room, e dopodiché ci spiegherai anche qual è il commento del regista in merito al titolo di questo film, perché se gli chiedi perché si chiama The Room, lui dice un sacco di cazzate. Ma adesso andiamo a vedere un film del 2003. No, secondo me non era del 92, credo 2003. La fotografia farebbe pensare ad un film scadente del 92 o a un porno del 2001. In realtà si tratta di un film del 2003 che però sia come fotografia sia come costumi puzza di anni 90 tantissimo. E non ci spieghiamo perché. Io non lo so, dai tagli di capelli, ma anche persino la grana del film, la sensazione che trasmette, insomma, puzza di anni 90 a bestia, non... Ma ragazzi, non sappiamo perché. Comunque sia, complimenti al direttore della fotografia per averci fatto tornare a quando non avevamo i peli sul pube. Adesso, vi chiederete, ma The Room, questo titolo fa pensare magari a un thriller psicologico, qualcosa del genere? No, è un film drammatico anche nell'aggettivo proprio. Sì, ma il motivo c'è perché si chiama The Room. Ora, forse, qua faccio una critica, ti sei focalizzato troppo in questo canale su horror, thriller, è arrivato il momento di andare avanti, quindi di trattare le tematiche quali l'amore, l'amicizia, il tradimento, bisogna crescere. E perché la stanza? Ma ovviamente perché in una stanza possono succedere delle cose belle e delle cose brutte. Proprio come le cose che possono succedere in una stanza. Io ho chiamato il film così perché in una stanza succedono cose belle. Vai a cagare. Allora, il soggetto è questo. È un soggetto molto interessante, mai utilizzato, molto originale, che vede il nostro protagonista, che poi si chiama... che poi è il regista, in realtà, che si chiama Tommy Wiseau, questo regista, che ha curato pure la terribile sceneggiatura e il terribile soggetto di questo film, oltre che alla regia, quindi sapete con chi prendervela, oltre che con Claire, con Furlo. Questo personaggio, che poi si chiama Johnny, nel film, ha una fidanzata. Sì, ha una fidanzata che è una persona estremamente manipolativa e che si rende conto di non amare più il povero Johnny, che invece è un bravissimo pezzo d'uomo, perché ha adottato una delle persone più inquietanti dell'universo che vive lì vicino e, e che si diverte apparentemente a vedere lui e la sua ragazza che amoreggiano. L'ha dichiarato. Il buon Danny è questo ragazzino molto molto problematico che lui aiuta perché è un uomo di buon cuore. Questo regista si è costruito un personaggio che non ha difetti, a parte una risata forse un po' snervante. Che cosa succede? Che a un certo punto Lisa si stanca dell'angelico Johnny e vola via verso un'avventura molto più selvatica, se vogliamo, con Mark, che però è un amico di Johnny. Sì, pensa se fosse il miglior amico, cioè sarebbe veramente un cliché pazzesco. Aspetta, è il miglior amico, ma lo dicono? E Mark, che è il migliore amico di Johnny, però si oppone. Non fa altro che dire, no ma ferma, ma Johnny è il mio migliore amico! E lo dice in continuazione, ma d'altronde è una prerogativa del film avere delle battute così... Di merda. In realtà il sesso tra questi due ha due modalità. La prima modalità è Johnny è il mio migliore amico, ti trombo. La seconda modalità è ti trombo a secco. Ma queste incongruenze potrebbero anche passare, il problema è che tutto il resto non passa perché qualsiasi personaggio di questo film sembra essere lì tanto per riempire l'inquadratura. Come per esempio la madre di Lisa, che spunta all'improvviso nei momenti riempitivi, è come se fosse la cartilagine di questo film, una cartilagine fatta di merda. Come di merda è l'espediente narrativo, fra l'altro non sfruttato, che la mamma di Lisa
ha il tumore al seno. Cazzo, stanno chiacchierando degli affari loro e a un certo punto... Ah, no, le cose vanno male. Ah, comunque, ho avuto il risultato delle analisi. Cancro! E continua a sorseggiarsi il Teo. Beh, non prima che la figlia l'abbia tranquillizzata con un dai mamma, andrà tutto a posto, comunque trovo un altro. Ad ogni modo... Quante storie per un cancro, insomma... Cioè, te la meni per un cancro, io mamma trombo un altro, hai capito? Ci sono delle scene che vanno ricordate in questo film e ogni tanto abbasso gli occhi perché parlare così liberamente del film ci porta via mezza giornata perché potremmo parlarne veramente a non finire, quindi abbiamo fatto una scaletta. Allora, parlando delle scene pacche, io comincerei da quella che ci ha dato più fastidio proprio a livello tecnico. Molte sequenze di questo film sono ambientate nel salotto della casa di Johnny e Lisa. Diciamo che quasi tutto il film è ambientato in quel salotto di merda, dai, siamo onesti. Però ogni tanto si prende un po' d'aria. Sì, beh, oddio, c'è la scena in cui questa abitazione, che evidentemente è un Transformer, perché nelle inquadrature all'esterno è una villetta a schiera, e poi tutti quanti vanno in questo salottino sul soffitto, cioè sul terrazzo di questo, sul terrazzo di questo grattacielo, perché si vede tutta quanta la città. Domina tutta la zona, una villetta a schiera, da suo detto, può dominare l'intera città. E voi direte, vabbè, magari non è una cosa così grave. Sì, è molto grave perché hanno usato un green screen. Hanno usato un green screen per fare cosa? Per attaccare la città. Quindi si sono impegnati a fare questo errore. Cioè, avrebbero potuto metterci due cazzo di alberi invece della città vista a volo d'uccello, che tra l'altro la prospettiva nel 90% dei casi è sbagliata. Ma poi dimmi tu, se vuoi girare su una terrazza, ma in nome di Dio gira su una terrazza, perché devi girarla in green screen in studio? Ma per far uscire meglio l'effetto di quando giocano a palla sul tetto del grattacielo, no? Perché dovresti giocare a palla? Se ti va giù ammazzi qualcuno. Ci sono delle sequenze che non hanno veramente senso, come le sequenze di sesso in cui Johnny fa sesso con Lisa, e sono sequenze brutte perché Johnny ha una brutta mira. Guarda, se la tua ragazza ha qualcosa di particolare qui, forse è la cugina di secondo grado di Lisa, perché non lo so. Johnny, prendi meglio la mira. Qui c'è l'ombelico, qui c'è il fianco. Devi andare un po' più giù, non so come. Johnny la possiede selvaggiamente bucandole il costato col pene. Queste sono le scene di sesso tra Johnny e Lisa. Meno male che con Mark le cose vanno meglio, perché come mira è migliore. Sì, però si mettono su una scala a chiocciola. Insomma, ragazzi, io non penso che farlo su una scala a chiocciola è comodo. Non è comodo, fa male alla schiena, fa male al morale farlo su una scala a chiocciola, anche perché tuo marito potrebbe rientrare, potrebbe vederti. Vai al piano di sopra, imbecille, così almeno avresti il tempo di rivestirti e di fingere che Mark sia l'idraulico. C'è una scena in cui Lisa, che si è appena lamentata a bestia del suo Johnny, che non la soddisfa più, che le dà fastidio, le sta sul cazzo, ordina amorevolmente due pizze. Su queste due pizze lei ci fa mettere l'ananas, il formaggio fuso, il piombo, la merda e i pupazzetti dei soldatini. Dopodiché la pizza arriva. È una margherita, ragazzi. Cioè, una sola pizza, non ci sono due pizze, è una margherita. Beh, tu dici, è un errore stupido. È un errore stupido, però in questo oceano fecale questa cosa riluce proprio, forse perché siamo italiani, forse perché qualcosa ci sta a cuore, però per dire una dovizia di errori, fare di tutto per fare le cose male. Cazzo. Cioè potevi far vedere la scena in cui ordinava semplicemente una pizza, oppure sì, bene, dall'indirizzo falso, grazie, top, caro, ordinato la pizza, avevi fatto. Perché? Hai dovuto dire che vuoi la pizza con l'ananas, con il gorgonzola, con sopra 10.000 cose, quando poi hai una margherita. Ma perché? O rifai la scena o ti fai rifare una pizza al costo di $4. Non mi sembra una spesa di produzione così esagerata da dover fare questo errore così grossolano. Ad ogni modo, se di errori tecnici si può parlare fino a domani, possiamo parlare adesso degli errori che riguardano invece la scrittura di questi personaggi, che se non sono bidimensionali sono proprio fantasy, perché sono impossibili delle reazioni di questo tipo. Noi abbiamo rinominato questo film il roller coaster emozionale, perché le emozioni dei personaggi fanno così, senza motivo, senza belli personaggi, belli spigolosi, per cui tu sei in un momento, dici a Sinergo, ho un problema, avrei bisogno di parlare,
e tu rispondi: "Bah, dimmi tutto". "No, non ne voglio parlare adesso". Questo succede continuamente in questo film, esattamente come i personaggi si rattristano tantissimo di aver fatto qualcosa per cui sono orgogliosissimi un minuto prima. Ragazzi, non possiamo spiegarvi tutto, non possiamo farvi vedere il film per intero, e voi non dovete vederlo, il film per intero, che questa cosa resti un segreto tra noi, voi e Claire, ok? Perché veramente non vale la pena di perdere tempo a vedere questa schifezza. Il film finisce con il suicidio di Johnny. God, forgive me. Everything will be all right. Good night, Johnny. Si spara in bocca e la sua fidanzata, entrando nella camera e vedendo brandelli di cervello attaccati alle pareti, si domanda: sarà vivo? Is he dead? My God, Mark, is he dead? Entra Lisa, Mark e Danny, il ragazzetto strano, e vabbè, innanzitutto è una delle cose più maschiliste che abbia mai visto nell'universo, perché Mark rinsavisce e dà della puttana a Lisa. "Guarda cosa mi hai fatto fare, sei tu che l'hai ucciso, fratello, diciamo che te la sei ingroppata fino a 2 nanosecondi fa". Che poi, diciamolo onestamente, lei probabilmente era ancora vergine, perché un uccello nella sua vita non l'aveva mai preso, aveva preso delle gran botte qui sul costato. E quindi alla fine cosa succede? Entra Danny dal nulla, perché ovviamente la gente entra dal nulla. Alla casa di questi non ha la porta, diciamolo, entra, no, entra chiunque. A un certo punto entrano due e trombano sul loro divano. Sì, non stiamo scherzando. E si fanno delle schifezze con la cioccolata, si mettono della cioccolata in bocca. È una cosa molto anni 90 anche questa, fare le zozzate col cibo. Oddio, perché abbiamo così poco tempo? Guarda, ci sarebbe da fare 3 video. Comunque sia, entra Danny, frigna come una cosa che frigna, e abbiamo la battuta del secolo da parte di Lisa. Danny, he's in a better place. Leave us! Che cosa dite ad un ragazzo che ha appena visto il suo benefattore con il cervello spappolato? No, dai, Johnny è in un posto migliore. Lo so io qual è un posto migliore per questo film. La monnezza è un posto migliore. Non si può vedere una battuta del genere, non è solo fuori luogo, è ridicola, fa proprio ridere. Tu nella tragedia, beh, quella cosa che dovrebbe essere triste, non puoi ridere. Noi abbiamo riso copiosamente. Questo è The Room, un film che tutto sommato aveva i mezzi per raccontare qualcosa, perché avevano economicamente, avevano dei mezzi, avevano degli strumenti, potevano utilizzarlo, ma porca troia, sembra quasi una storia d'amore trovata nel cassetto del cugino stupido che si mangia la colla. Nel cassonetto. Apri e trovi questo quaderno con tutti questi vagheggiamenti sull'amore verso la maestra. Non lo so, è qualcosa di talmente voyeuristico, malato. È qualcosa per cui si evince che Wiseau stava cercando di aumentare il suo ego, cioè... Sì, in effetti il suo personaggio è talmente positivo che risulta stucchevole. È grottesco, non è stucchevole. E devo ammettere anche una cosa, che io mi sento totalmente frustrato dal fatto di non riuscire a trasmettere tutto quello che ho provato in una recensione. Io vorrei avere tempi e spazi infiniti, così come infiniti ho percepito i tempi della visione di questo film per potervi trasmettere. Non è abbastanza, non se ne può parlare in un quarto d'ora di The Room, però come abbiamo già detto, sconsigliamo caldamente la visione e vi promettiamo che la prossima volta che ci capita una monnezza del genere per le mani ve ne parleremo magari in una recensione a 2 puntate, nel qual caso la cosa sia fattibile. Comunque, grazie dell'attenzione e al prossimo film di merda.